Buongiorno, sono Cristian Rollo per CrossFit Sud. Oggi andremo a vedere il workout del giovedì 16 agosto per CPTV. Partiremo con un warm-up generico costruito su una bassa intensità, 2-3 round, vediamo come gestirci. 15 calorie al row o alla bike se avete una bike, 5 Spider-Man, 12 calorie al row o al bike, 5 workout, 9 calorie al row e un round di strict Cindy, 5 pull up, 10 push up, 15 squat. Questo appunto per 2-3 round. Finito, faremo un barbell warm up, sempre con un bilanciere vuoto, 5 ripetizioni ogni movimento, 5 good morning, 5 back squat, 5 elbow rotation, 5 strict press, 5 stiff leg and deadlift e 5 front squat. Finito il riscaldamento generico, andremo a vedere le skill per lo snatch. Perché l'esercizio di oggi saranno 8 minuti IMOM nei minuti dispari inizierò 2 dumbbell snatch più 2 overhead squat con il braccio destro e nei minuti pari 2 dumbbell snatch e 2 overhead squat con il braccio sinistro. Il peso è un peso libero, potete scegliere voi. Finito l'IMOM faremo un four time molto comune, 10, 15, 20, 25, 30 ripetizioni di alternate dumbbell snatch. All'inizio di ogni minuto però in questo workout dovrò compiere 100 metri sul row. Partenza da 100 metri di row. Il peso invece per questo workout saranno per gli advanced 30-20 kg, per gli intermedi 22,5-15 kg, per i beginners 15 kg, 10 kg per le donne. Oh, un consiglio sui dumbbell, usate bene la catena posteriore, cercate di evitare l'uso delle braccia quando andate sotto il manubrio, cercate di scendere bene col corpo, questo per non affaticare molto la schiena. Nell'affondo cercate di usare un braccio per stabilizzarvi, il braccio libero tenetelo bene in avanti e tenete molto ben alto il petto in modo da poter scendere bene in profondità. E molti di voi incontreranno difficoltà con il braccio sinistro, se proprio lo ritenete necessario andate a scaldarlo di più, potete usare un peso leggermente diverso se avete problemi con la spalla sinistra. E nel four time qui le ripetizioni sono a salire, dunque partiamo con calma, non esageriamo, il vero workout inizia dalle 20 ripetizioni in poi, quelle da 10 e da 15 sono per prendere il ritmo, ok? Su row non dobbiamo tardare troppo nelle ripetizioni, sennò faremo più chilometri del dovuto sul row. Cerchiamo di essere costanti, di non spezzare troppo gli esercizi con il dumbbell. Sul row usiamo tanto le gambe, cerchiamo di tenere le spalle rilassate, quei 100 metri si fanno in fretta, via, non c'è niente di difficile. Beh, buon lavoro e buon divertimento.